vintage informatica anni 70, insomma. Però dai, è simpatico e soprattutto serve. Adesso passiamo alle contromisure, perché abbiamo parlato dell'attacker, adesso a noi interessa difenderci, quindi vediamo come possiamo fare, come possiamo farlo al meglio. Punto primo, ci possiamo difendere in due modi, o per rilevamento o per prevenzione. Per rilevamento, ragazzi, non c'è storia, cioè firewall o proxy ben configurato. I firewall molte volte vengono bypassati, cioè non ci pensiamo. E questo è anche tra virgolette umanamente giustificato, ci sono 65.535 porte, ragionare su tutte è un po' impossibile, però l'importante è che siano ben configurati. E poi l'utilizzo massiccio appunto dei detection system come Snort, poi altri che non ho citato nella slide precedente, cioè Scanlog e Protolog. Ho rivoluto riportare un esempio di come Snort evidenzia un attacco di tipo query ICMP che abbiamo visto nella slide precedente. Come ben vedete mi viene segnalato tramite quel timestamp request. L'altra metodologia con la quale noi possiamo difenderci dalla scansione è quella della prevenzione, cioè disabilitare i servizi non indispensabili. Sembra una scemenza, lo so, però è molto difficile invece, perché dobbiamo dare un'occhiata praticamente al nostro sistema di init, alla nostra distribuzione di riferimento, e in quel caso insomma andiamo a vedere quali sono i servizi attivi all'avvio o meno. Quando vediamo un servizio che praticamente non ci interessa o che è superfluo, disabilitiamolo, non ci serve. Anche perché potrebbe essere la porta aperta per un attacker. E poi, vabbè, occorre comunque considerare con attenzione quali tipi di traffico ICMP consentire, come nel caso appunto simpatico di WhatsApp. ACL, Access Control List, verso specifici indirizzi IP. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente bisogna tenere conto della lista di utenti e di privilegi che questi utenti ovviamente hanno su questi specifici indirizzi IP. E poi l'uso di questo demone, piuttosto simpatico, ovviamente non è l'unico, c'è una lista immensa, io purtroppo per motivi di tempo e di spazio mi sono dovuto limitare a quelli che sono i casi fondamentali. PingD è un demone che lavora in userland e gestisce il traffico ICP isolando totalmente il kernel space. Vi vedo smarriti, torno indietro. GNU Linux, kernel space, user space, ok? Una distribuzione GNU Linux lavora fondamentalmente a due strati, una che è appunto il lato kernel, che quindi interfaccia direttamente con l'hardware e ha quindi la gestione principale di tutte le operazioni che stiamo compiendo in quel momento, e poi lo user space o user land, che è praticamente quello che invece noi vediamo e tutte le operazioni sulle quali noi stiamo lavorando. Questo demone fa questo lavoro piuttosto simpatico, cioè esula il kernel dal lavorare su ICMPD, sì, sui CMP, scusate, e quindi praticamente sposta il lavoro a livello utente, in modo tale che se succede qualcosa non sta lavorando comunque a livello kernel, quindi non fa danni. Andiamo avanti. Ecco, adesso siamo arrivati al terzo step, enumerazione. Allora, l'enumerazione è un esame dettagliato, quindi è molto simile alla scansione, è un esame dettagliato per valutare punti deboli ed eventuali livelli di intrusività. Sicuramente una delle peculiarità dell'enumerazione è quella di vedere tutte le connessioni attive e anche in questo caso, già da quello che c'è sottolineato, si può ricavare una sorta di contromisura, cioè registrare i file di log. C'è un programma piuttosto interessante, sempre open source, sempre che lavora da terminale, che è LogCheck, ci permette praticamente l'analisi e la ricerca di tutti i log, anche perché chi è paranoico come il sottoscritto e ha quantità di log da leggere non ha sicuramente il tempo di vedere tutti gli attacchi o tutti i tentativi di attacco che possono avvenire sulla propria macchina. Tra le informazioni che un attacker cerca attraverso l'enumerazione vi sono ovviamente i nomi di account utente, le risorse condivise mal configurate, perché le risorse condivise sono anche mal configurate. Tenete presente che durante l'install party volevamo fare una piccola rete NFS. Ho dovuto un attimo chiudere la 2035 perché è la porta sulla quale lavora NFS. Quindi, vabbè, poi vecchie versioni di software con note vulnerabilità, questo è il nostro caso studio di inizio, quindi il caso di Apache che era fermo alla versione 1.3.1.19, ovviamente in quel caso si sapeva che era una versione buggata, quindi ok, bisogna fare comunque un upgrade e passare comunque a versioni più stabili. Chiudendo quindi gran parte delle falle, insomma, si elimina sicuramente un primo appiglio per gli attacker. Allora, la tecnica principale per l'enumerazione, non c'è una tecnica principale per l'enumerazione, perché dipende da come va a finire il footprinting e dipende da come va a finire la scansione. Quindi diciamo che esistono purtroppo singoli casi. Molti software ovviamente includono scansione ed enumerazione, perché come ho già avuto modo di anticipare sono comunque tecniche molto vicine tra di loro.
Però ovviamente, sempre come vi ho detto precedentemente, enumerare 65.535 porte è leggermente difficoltoso. Quindi ovviamente molte volte ci si affida a quelli che sono programmi che hanno comunque degli automatismi e possono fare controlli su determinate porte. Gli strumenti, purtroppo corro, quindi vedo di analizzare solamente qualcuno più importante, anche perché mo ci vuole, c'è giusto qualche altro migliaio di comandi, perché tenete presente che c'è un comando ogni due porte, quindi giusto per fare l'idea di che cosa abbiamo a che fare. Telnet è utilizzato, anzi secondo me fin troppo utilizzato, serve a creare sessioni di login remote, ma si potrebbe utilizzare tranquillamente SSH, o meglio ancora, sempre perché siamo a Linux Day, OpenSSH, che ovviamente fa la stessa cosa di Telnet, ma lo fa ovviamente tramite sessioni crittografate. Altra cosa, abbiamo già parlato di Netcat, gli FTP, i server FTP sono di una vulnerabilità aberrante, soprattutto se trovate praticamente sessioni FTP con ingresso anonimo. DIG, pericolosissimo, funziona come NS lookup, quindi per il DNS con trasferimento di zona. E poi Finger, va bene, Finger più che altro dà sempre quelle informazioni di base, quindi Finger opzioni @sito.com, nomi utente, tempi di login e tempi di inattività. Perdonatemi se corro. Enumerazione, contromisure, allora in pratica purtroppo le stesse trattate per quanto riguarda la scansione, anche se in questo caso bisogna rivolgere una particolare attenzione a quella che è l'architettura di base del sistema operativo. Questo perché? Perché già quando vi ho parlato di pingd, cioè quindi quel demone che sposta le azioni da kernel space a user space, già questo ci fa capire che il sistema operativo su quale stiamo lavorando, la versione, il particolare kernel, ora che stiamo parlando di Microsoft Windows, che stiamo parlando di una distribuzione GNU Linux, che stiamo parlando di Mac OS X o di altri sistemi esotici che usano in Polinesia, sta di fatto che dobbiamo conoscerli bene fino in fondo in modo tale da capire quali possono essere i loro punti deboli. Servizi in esecuzione in ascolto non sicuri, quindi ritorniamo sempre alla slide precedente quando vi dicevo tenete d'occhio all'init del vostro sistema, tenete ben presente quali sono i servizi attivi, quali si avviano, perché molti di questi magari sono del tutto inutili. Firewall e OProxy e ancora strumenti di scansione da remoto, questo l'ho scoperto l'altro ieri, vi dico la verità, e ci sono rimasto positivamente colpito. È uno GRC, è uno strumento che permette praticamente di fare scansione sulla mia macchina e mi dice praticamente se sono stato un buon amministratore di rete oppure meno. E poi vi segnalo praticamente questo sito, sempre dell'ICAN, iana.org, elenco e spiegazione delle porte. Vi ripeto, sono 65.535, se avessi voluto scriverle qua non avremmo finito più. Hacking, ok, allora, che cos'è? Ebbene sì, è l'insieme dei metodi conclusivi, perché siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, e spero che il vostro silenzio sia segno di interesse, e siamo quindi l'insieme dei metodi conclusivi delle tecniche e delle operazioni volte a conoscere, accedere e o modificare, e la differenza sta sempre nel e o modificare, un sistema hardware o software. Attenzione, non solo software, anche hardware. L'hacking fondamentalmente lo possiamo dividere in tre macro aree: hacking del sistema operativo, hacking delle infrastrutture, hacking di applicazioni e dati. Già vi annuncio, sono costretto ad essere breve, però a livello associativo, magari ne parliamo in associazione, cercheremo di organizzare qualche workshop interno, magari aperto al pubblico, così vediamo insomma di continuare questo argomento, perché penso che possa interessare. Faccio velocemente qualche esempio per quanto riguarda le tre macro aree. Hacking del sistema operativo. Allora, hacking del sistema operativo, sicuramente bug del sistema. Ora indipendentemente sempre dalla piattaforma sulla quale stiamo lavorando, quindi Linux, Windows, Mac OS X, l'hacking del sistema operativo verte soprattutto su attacchi all'autenticazione, falsificazione dell'autenticazione, non autenticazione, come l'attacco man in the middle, l'avete mai sentito? Un attacco man in the middle è un attacco volto appunto a predare le credenziali di accesso appunto del sistema operativo che ci interessa. L'hacking delle infrastrutture penso che sia il campo più vasto in assoluto, anche perché ultimamente ho scoperto delle cose su delle infrastrutture che sembra dell'aberrante. Perché vi dico questo? Perché anche un telefono, ma sto parlando di un telefono, è hackerabile, cioè il telefono, quello di casa, quello fisso, non il cellulare, proprio anche il telefono è hackerabile, tramite attacchi che si chiamano attacchi di word dialing. Pensate solamente a una centralina com'è fatta. Se io voglio conoscere il numero interno di Sergio Marchionne della Fiat, potrei applicare un attacco di word dialing al numero della consulenza o praticamente dell'ufficio clienti e praticamente farmi dare il database di tutti i numeri interni a quel centralino e risalire quindi all'amministratore delegato. E non ci sono al momento contromisure, anche perché si tratta di un attacco molto sempre anni 70 e non ci si è concentrati molto su questa cosa. Per quanto riguarda le infrastrutture, si intende anche infrastrutture di rete, infrastrutture per quanto riguarda la trasmissione di dati in maniera wireless,
Sicuramente gli attacchi su wireless sono quelli più interessanti, soprattutto quelli atti a prendere le credenziali su reti wireless. Si pensi praticamente alla fragilità del protocollo WAP e così insomma alla robustezza o fragilità dei vari protocolli che noi utilizziamo, quindi VPI, VPA2, eccetera. Hacking di applicazioni e dati, sempre per quanto riguarda questa grande macro area, e relativa praticamente più che altro a malfunzionamenti del codice dovuti a una cattiva programmazione. Con questo che cosa vi voglio dire? Voglio dire che è possibile applicare tecniche tipo di buffer overflow, quindi praticamente ho una stringa, la riempio all'infinito fin quando questa non esplode e il codice è praticamente andato a pezzi. La contromisura per evitare l'hacking di applicazioni e dati è il bastone dietro al programmatore e costringerlo a programmare meglio. E, sì, mi dispiace, però in questo caso sono costretto sempre a... Però se ci saranno feedback positivi, insomma, a questo intervento, vedremo insomma di riproporre magari l'argomento, anche con un maggior dettaglio, perché proprio questa parte, che è l'ultima, che è quella conclusiva, è sicuramente quella dal maggior interesse, anche se, ripeto, è quella comunque meno importante, perché senza footprinting, scansione ed enumerazione non si va da nessuna parte. E soprattutto quindi è meglio conoscere bene le tecniche che stanno alla base dei tre step precedenti, altrimenti davvero non riusciamo a capire, sempre per il concetto citato all'inizio, non riusciamo a capire il think evil di un attaccante e di conseguenza non riusciamo a capire le contromisure che possiamo applicare. Questa è una mappatura delle vulnerabilità che ho preparato adesso, dove per adesso intendo prima 10 minuti prima di iniziare l'intervento, e, no, però mi è venuta bene, dai. Allora, ho cercato praticamente tramite questa mappatura di mettere quelle che possono essere le principali vulnerabilità all'interno di una rete, che sia una rete di casa o una rete aziendale. Quindi ad esempio, guardate, alla fine è come se fosse un grande riassunto di quello che è stato detto fino adesso. Abbiamo la sala server, dove praticamente i maggiori difetti che si possono incontrare è quello dei servizi non necessari, servizi mal configurati, mancato monitoraggio delle vulnerabilità e directory scrivibili, magari a utenti che non hanno i permessi necessari per farlo. Funzionalità di log, monitoraggio, rilevamento non attive. I log sono importantissimi, ricordatevi questa cosa. D'altronde uno dei nostri ragazzi all'help desk ha risolto un problema su una scheda video tramite i log in tutto questo, quindi complimenti a lui. Le postazioni di lavoro, mancanza di un'autenticazione, quindi password deboli, e utenti con eccessivi privilegi, e poi software soprattutto senza patch o vulnerabili, qua ritorniamo sempre al nostro caso studio. Falle che si possono trovare sui router di confine, i cosiddetti DMZ, zona demilitarizzata, e i router interni, quindi controlli di accessi mal configurati, perché ovviamente se do le credenziali di accesso a una persona poco fidata, fondamentalmente vuol dire che le cose non è che stanno bene, anche perché la sicurezza e le sue contromisure si basano anche molto su social engineering, cioè capire la persona con la quale abbiamo a che fare che tipo è. E ancora, va bene, anche in questo caso comunque ripetiamo comunque le stesse vulnerabilità del caso precedente. Un caso particolare magari può essere quello di un ufficio periferico dove praticamente si danno eccessive politiche di fiducia o di accesso magari a chi è all'interno, tipo svolgere un'operazione senza il determinato permesso dell'amministratore delegato, dell'amministratore unico, e quindi si passa avanti tranquillamente. Sì, vabbè, comunque questa slide spero di integrarla con qualcos'altro, magari prima di pubblicarla vedo se è possibile insomma aggiungere così qualche altra cosa. Allora, strumenti per la messa in sicurezza, limiti e ostacoli. Qui penso di coinvolgere a pieno titolo anche Mario, perché appunto tra gli strumenti che possono venirci incontro c'è sicuramente la crittografia. Quello che dobbiamo fare, da utenti attivi quali siamo, è quello di scegliere al meglio il protocollo di codifica. Attenzione, che si tratti di AES 256, che si tratti di Blobfish, che si tratti di altri algoritmi di codifica, dobbiamo stare sempre attenti a queste tre cose che ho segnato. A dire la verità ce ne sarebbe qualcun'altra, però poi divaghiamo. File temporanei, file cancellati e backup, perché vi spiego questo. Perché la crittografia lavora sui file temporanei, cioè in pratica quando io sto crittografando un file viene generato in contemporanea un file temporaneo, magari sperduto in qualche cartella, non stiamo parlando di Windows tanto stava nella cartella tempo, cioè questa già è cosa nota, però il problema è che magari un attacker in gamba, e questa è anche una tecnica che si usa nell'analisi forense, chi ha seguito i Linux degli anni scorsi sa bene che questa è una tecnica anche molto utile per quanto riguarda la cattura proprio di un criminale. Tramite i file temporanei è possibile comunque ricostruire un determinato percorso tramite il quale insomma, ricavare il dato crittografato. Stessa cosa per i file cancellabili, che sono recuperabili, perché come ben sapete la cancellazione non è una cancellazione fisica, ma è una cancellazione logica. Sempre rifacendomi un attimo ai Linux degli anni passati, nel 2010 ho presentato un caso
con il software AutoPsy, dove praticamente ho recuperato dei file cancellati da un hard disk formattato qualche centinaio di volte, che risalivano al 2004, giusto per darvi un esempio. E poi ovviamente i file di backup. I file di backup, ovviamente, essendo una copia speculare di quello del sistema reale, sono sicuramente una mira espansionistica per il nostro attacker, tenendo presente che poi anche i file system di ultima generazione, dove per ultima generazione intendo usciti negli ultimi 3-4 anni, hanno come loro peculiarità quello della generazione degli snapshot, che non sono altro che delle immagini di backup sui dati sui quali stiamo lavorando. Basti pensare anche allo stesso XT4, che utilizza comunque GNU Linux come... che utilizzano, scusatemi, ultimamente le ultime distribuzioni GNU Linux come file system di default, Butterfs, ZFS della Sun, hanno tutte questa peculiarità, creano degli snapshot che fungono da backup. Se un attacker sa dove localizzarli, è la fine, perché ha una copia in chiaro praticamente del vostro sistema. La steganografia, penso che a titolo personale non ci sia nulla di più affascinante al momento, cioè inserire informazioni nascoste all'interno di un file vettore. Esistono delle tecniche per risalire a un file steganografato. Perdonatemi, torno di nuovo indietro. Steganografia, che cosa faccio? Ho un file di testo con la dichiarazione dei redditi che io ho falsato qualche giorno fa perché ho intenzione di non pagare le tasse, ok? Perché questo Stato non si merita i miei soldi. Allora decido sempre molto democraticamente di steganografare quel file di testo in un file audio, ok? Oppure in un'immagine. Non lo so, un'immagine del pinguino, il manifesto del Linux Day, magari il manifesto del Linux Day steganografato contiene la mia dichiarazione dei redditi. Arrivarci è difficile perché utilizzare un editor di...